Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che i 5.000 uomini furono saziati, Gesù subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Bezzaida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli da solo a terra. Vedendoli però affaticati nel remare, perché avevano il vento contrario, sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: è un fantasma, e si misero a gridare perché tutti lo avevano visto e ne erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. E salì sulla barca con loro e il vento cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a sabato 9 gennaio 2021. Abbiamo appena ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 6 di San Marco, versetti 45-52. È un testo, come avrete compreso, quello della Santa Messa, del Vangelo della Santa Messa di oggi, un testo veramente denso, molto molto bello. Abbiamo appena visto la moltiplicazione dei 5 pani e 2 pesci da parte di Gesù per questa folla di 5.000 uomini. E il Vangelo oggi ci dice che dopo che i 5.000 furono saziati, dopo che hanno mangiato, dopo che hanno raccolto i pezzi avanzati, Gesù subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, Bezzaida. Cioè dice ai suoi discepoli: voi andate avanti, io arrivo dopo. Finché non avesse congedato la folla, perché voleva congedarla lui. Quando li ebbe congedati, Gesù cosa fa? Gesù va a pregare. Dopo i bagni di folla ci deve sempre essere questa totale immersione in Dio. Dopo questo incontro così forte con l'umanità, la predicazione, il miracolo, ci deve essere questo momento di solitudine, quindi incontro con Dio, immersione in Dio, os ad os, cor ad cor, come dice il Cantico dei Cantici. Bocca a bocca, cuore a cuore. C'è questa unione profonda col Signore, da solo. Gesù manda via tutti, congeda la folla e manda via anche i suoi discepoli. Voi andate, rimane da solo e sale sul monte. Sul monte ci rimane un bel po', perché qui dice che sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Lui era rimasto da solo a terra, li vede affaticati nel remare e quindi Gesù prega tanto. E come vi avevo già detto, se notate, quando ci viene raccontato Gesù che prega, è sempre di notte. Non troverete mai nella scrittura dei riferimenti di Gesù che prega, non lo so, al mattino alle 8, alle 10, al pomeriggio. Non c'è. Come se durante il giorno Gesù fosse totalmente per gli uomini e la notte fosse totalmente per il Padre suo. Gesù tiene in unione perfetta questa dialettica sana, nella misura in cui
la si tiene in equilibrio, cioè la si tiene sana, perché se no succede qualcosa che non va bene, o si sbilancia da una parte o dall'altra, ma non va bene. E anche noi, vi avevo già detto in preparazione a Natale, anche noi ormai abbiamo visto, abbiamo imparato la bellezza della preghiera notturna, che non deve essere una preghiera lunga, lunga, no? Noiosa. No, no, proprio un po' la preghiera del pellegrino russo. Ci svegliamo di notte, ma senza puntare la sveglia, dicendo Gesù, se vuoi, se ti fa piacere, se hai bisogno, diciamo così, se gradisci la mia preghiera, svegliami tu. Se in questa notte mi sveglierò, io dirò, non lo so, c'è chi recita un salmo, c'è chi dice un'Ave Maria, una preghiera veloce, un po' come quella appunto che dice il pellegrino russo, no? Una freccia d'oro che parte dalla terra dritta alla Trinità. Una cosa breve, brevissima ma sentita. Sull'esempio di Gesù. Perché? Perché lo fai? Perché l'ha fatto Gesù. A quel punto Gesù va verso di loro camminando sul mare. Sì, sono, mi verrebbe da dire, sono gli effetti della preghiera. Chi prega veramente cammina sul mare. Cammina su quel luogo meno stabile che c'è, l'acqua, il mare. Nessuno di noi è capace di camminare sul mare. Proprio non siamo capaci, non riusciamo. Che appena mettiamo dentro un piede affondiamo. Perché siamo troppo pesanti per il mare. Ma chi prega veramente, chi vive in unione profonda con il Padre, è leggero. È tanto leggero che persino il suo corpo, tanto leggero nell'anima che persino il suo corpo diventa leggero. E può camminare sulle acque. Mentre i discepoli, mentre Gesù di notte prega nella calma, i discepoli di notte remano. Nell'agitazione, nella fatica, nel sudore, perché il vento è contrario. Chi usa il suo tempo per pregare non ha mai il vento contrario. Chi usa il suo tempo per pregare supera correndo sugli elementi naturali coloro che invece di pregare si affaticano tanto. È una legge. Chi prega non ha il vento contrario, se anche ce l'ha, non lo tocca minimamente. E Gesù le oltrepassarli, cioè, li lascia fare. Non si mette niente, lui cammina. Ovviamente camminare si va più veloce che remare. In più se c'è anche il vento contrario. E cosa succede? Succede che questi gridano, perché pensano che è un fantasma. Rimangono sconvolti. E allora Gesù li rassicura, gli dice di non aver paura, sale sulla barca e il vento cessa. Chi è uomo di preghiera? Chi è uomo di Dio? Porta bonaccia, porta calma, porta pace. L'uomo di preghiera, per l'uomo di preghiera, anche le cose più difficili diventano possibili. E dentro di sé erano fortemente meravigliati perché non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito. Ma questo è incredibile. Capite, questa loro incomprensione, questa loro meraviglia, non è che nasce proprio solamente dal fatto che Gesù cammina sulle acque, che in teoria avrebbe dovuto dire che bello, che bella questa cosa, che grazia. Ma sono sconvolti dall'incomprensione. Non hanno capito il miracolo. Vedete, si può essere testimoni di miracoli e non capirli. Don Dolindo, commentando questo Vangelo, dice: Gesù operò con tanta semplicità il miracolo della moltiplicazione dei pani, abbiamo visto, no?
che gli apostoli non si accorsero neppure di questo miracolo così grandioso. Don Dorindo scrive che loro, al momento, neanche se ne accorgono. Tanta la semplicità. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci dice, scrive Don Dorindo, che il loro cuore era indurito, ossia essi erano come in uno stato di distrazione, di amnesia. Non riflettevano su ciò che avveniva e sembrava loro la cosa più naturale del mondo. Capite? Questi hanno visto i miracoli, non si sono accorti di niente, non li hanno capiti, anzi, gli sembrava naturale. Noi vediamo miracoli ogni giorno, noi ogni giorno vediamo un miracolo. Il miracolo del pane che diventa corpo di Cristo, del vino che diventa sangue. Ma ci accorgiamo di questo miracolo? Rendiamo gloria a Dio, grazie a Dio per questo miracolo? E poi tanti altri miracoli. La nostra vita è spesso volte un miracolo vivente. Erano in uno stato di distrazione e amnesia. Sono perfette queste due parole. Distrazione, distratti da tante cose inutili, sì, che sono importanti per quel momento lì. Sono importanti, no? Devo fare questa cosa. Tutte queste cose che ci avviluppano, che ci stringono, come se il mondo stesse in piedi grazie a noi. Ma avete mai visto certe persone che quando, non lo so, vanno al lavoro o a scuola, che devono uscire, che devono prendere il pullman, che vanno, corrono come dei pazzi. Ma è una cosa incredibile, fanno di quelle passeggiate incredibili. Io mi ricordo quando andavo alle superiori, queste persone, questi compagni che arrivavano a prendere il pullman mentre il pullman stava partendo, correvano e si mettevano davanti al pullman per fermarlo, con un guanto sì, un guanto no, la sciarpa su, la sciarpa giù, la cosa a mezze aperte. Cioè, ma come si fa alle 6 del mattino a essere già conciati così? Alle 8 del mattino. Mi trangugio la colazione, mi corro come un pazzo in casa a raccattare su la mia roba, poi mi precipito, non scendo le scale, le rotolo giù dalle scale praticamente, neanche prendo l'ascensore perché è troppo lenta, mi butto giù dalla poggiamano delle scale, così faccio prima, potrei prendere gli sci per scendere dalla casa, dalla camera, al piano terra, che così faccio più svelto. No, poi non parliamo della macchina, che ormai una volta c'era l'aria da tirare e almeno ti riteneva lì fermo qualche minuto, adesso è impossibile, la macchina deve partire in tempo zero, perché io sono di fretta. Ma dove devi andare? Ma cosa devi fare? Ma per che cosa? Per chi? E come lo fai? Qui si innesta la distrazione e l'amnesia. Voi immaginatevi una vita di una persona del genere alle 10 del mattino. Io sarei già morto. Sarei già stanco come le 6 di sera. Ma organizzati meglio, figlio mio, ma svegliati prima. Ma non lo so, pensa qualcosa, fai qualcosa, ma devi conciarti in questo modo. Come fa una persona così a parlare di Dio? A meditare? Ma non c'è la testa è ancora nel letto che dorme. Perché sapete, noi il nostro corpo lo possiamo portare dove vogliamo, ma poi bisogna vedere dov'è la nostra anima, dov'è la nostra testa, dov'è la nostra presenza, la nostra coscienza. Dov'è la coscienza di quella persona? Dove siamo noi? Così dopo noi vediamo i miracoli e neanche ce ne accorgiamo, neanche diciamo grazie al Signore, terribile. Noi vediamo il miracolo dei pani, dei pesci moltiplicati e il cuore si indurisce. Perché capite, se io sono distratto, se io non so far memoria, questa è l'amnesia, e quindi ciò che mi accade sembra la cosa più naturale del mondo, ma non è naturale, è chiaro che io perdo i doni di Dio. Non c'è niente di naturale, tra virgolette, cioè di dovuto, di scontato, di ovvio nella nostra vita. Eppure,
Noi ci comportiamo come se tutto ci fosse dovuto, come se tutto fosse scontato, come se tutto fosse ovvio. Ma non è ovvio avere quel giorno quel sacerdote che ti confessa, avere quel giorno quel sacerdote che ti celebra la messa, avere quel giorno quella mamma che ti prepara, ti accompagna a scuola, avere quel giorno quel papà che ti aiuta a fare i compiti, avere... Non c'è niente di ovvio e di scontato, perché domani, anzi stasera stessa, potresti non avere più niente. Quindi dove vai? Ma perché ma cosa corri a fare? Ma calmati, calmati, organizzati meglio. Guardate che sennò altrimenti veramente il nostro cuore si indurisce. La distrazione e l'amnesia producono e nello stesso tempo vengono da un cuore indurito. Un cuore indurito perché schiacciato. Dal molto fare e dal niente essere. Dopo si arriva la sera, uno dice, è già sera. Come già sera? Guarda che sono passate 12 ore. Ma sai quanti sono 12 ore? 12 ore sono tantissime. E in queste 12 ore tu hai solamente fatto? O hai anche avuto la possibilità di essere? Cioè, hai gustato i momenti, hai gustato le situazioni. Don Dolindo dice, Gesù moltiplica i 5 pani e 2 pesci, no? E scrivi, si può dire che la moltiplicazione del pane eucaristico stia in ragione diretta del desiderio delle anime. Più esse bramano le cose celesti, più facilmente si accostano alla sacra mensa. Più cercano Gesù e più Gesù si dona loro con divina generosità. Capite? Perché lui paragona i pani con l'Eucaristia e i pesci con Gesù stesso, no? Sono il simbolo di Gesù stesso. Quando gli altari sono deserti, scrive Don Dolindo, è segno che sono deserte le menti e squallidi i cuori degli uomini, poiché il pane eucaristico è il pane che viene desiderato da chi conosce, apprezza il Redentore e corre a lui come l'unica meta della propria vita. Non basta quindi invitare le anime alla mensa divina. Bisogna prima istruirle nelle verità eterne affinché conoscendoli siano avide della loro unione con Gesù. Vedete, Gesù prima predica, prima li istruisce, l'abbiamo visto ieri, no? Prima le istruisce con la verità, fa quel primo atto di carità, che è l'istruzione. Queste folle senza pastore, lui esercita il suo essere pastore, abbiamo visto, con la predicazione. Quando le ha istruite nell'anima, allora le sfama. E noi dobbiamo capire che cos'è l'Eucaristia per andarla a ricevere, per bramarla. Quindi prima dobbiamo essere istruiti sul valore enorme della Santissima Eucaristia. Poi potremo assistere al miracolo eucaristico. Le folle corrono da Gesù per avere l'alimento dell'anima, ossia ascoltare la sua parola, e ricevono anche l'alimento del corpo senza averlo neppure domandato, vedete? Se invece di affannarsi per il pane, per il vestito, per il benessere materiale, ne lassero quello spirituale, come si moltiplicherebbero, scrive Don Dolindo, i prodotti dei campi, come si accrescerebbero le risorse materiali della vita. Guardate che tutti i santi dicono questa cosa. Più tu ti dai da fare per le cose spirituali, per il benessere della tua anima, per le cose di Dio, e più i campi, le risorse materiali della vita, crescerebbero. E infatti, chi cerca il regno di Dio e la sua giustizia come sovrappiù le cose temporali, chi vive solo per le cose temporali languisce nell'indigenza spirituale e nella stessa indigenza della vita corporale. Questa è la parola di Gesù, eh? È Gesù che lo dice. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in più. Non preoccupatevi di quello che vestirete, di quello che mangerete, di quello...
Lasciate perdere queste cose si preoccupano i pagani. Voi fate quello che dovete fare, ma sempre, come dire, come quel passo dell'Antico Testamento dei costruttori, adesso non mi ricordo più la citazione, stavano costruendo e con una mano costruivano e con l'altra, se non ricordo male, tenevano la legge di Dio in mano. Se non usavano tutte e due le mani, una teneva il riferimento a Dio, l'altra faceva. Ecco, così dovrebbe essere la nostra vita. Vi auguro quindi un sabato, un bel sabato, tutto dedicato alla Vergine Maria e sull'esempio della Vergine Maria un sabato dove sappiamo far memoria e dove sappiamo essere attenti e non fagocitati dalle cose del mondo, dalle cose da fare. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Se lodato Gesù Cristo, sempre se lodato.